dovremmo insomma metterci insieme e capire anche bene come utilizzare quei fondi che dovranno arrivare. Lei scriveva questo e arrivava l'annuncio di Conte a chiusura degli stati generali dell'IVA, il fuoco d'artificio, come l'ha chiamato lei prima. Lei intendeva esattamente questo, no? Era proprio a questo che alludeva. Il Premier Conte l'ha letta e ha detto: ah, adesso faccio contento Giannini e parlo dell'IVA. Sì, glielo faccio vedere io. No, ecco, proprio no. Una cosa così più o meno. Mentre scrivevo, tutto avevo in testa fuorché la proposta di riduzione dell'IVA, anche perché voglio ricordare, e anche questo la dice lunga sullo stato confusionale, purtroppo, che in questo momento continua a dominare il dibattito pubblico, che lo stesso Presidente del Consiglio Conte, nella sua precedente vita, e cioè quando guidava il governo giallo-verde, si ragionava, ve lo ricorderete tutti, era ministro del Tesoro Tria e l'aveva proposto prima ancora di diventare ministro, di un possibile aumento selettivo delle aliquote IVA. Ve lo ricordate quando si parlava all'epoca di E come rimodulazione no? delle aliquote? L'ipotesi era quella di alzarle. Adesso, a distanza di un anno da quell'esperienza, quasi due da quell'esperienza, nella nuova vita di capo del governo giallorosso, il Presidente del Consiglio invece annuncia la manovra esattamente contraria, cioè riduciamo l'IVA. È vero, di mezzo c'è stato il Covid, per la verità, e questo va detto ed ha cambiato tutto lo scenario. Però, di nuovo, occorre un indirizzo, una linea Cioè, il strategica, punto è un sempre progetto se vuoi paese. fare un ampio respiro o un piccolo, piccolo, piccolo sospiretto, Ma sì, insomma. e lì gli ha risposto bene, devo dire, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, quando ha detto: qui non ci servono, di fatto questo voleva intendere, pezze a colori, serve una riforma organica del sistema fiscale. Dentro una riforma organica, nella quale secondo me il primo passo è intervenire sulla tassazione del lavoro e non tanto sull'imposta sui consumi, ci può però stare anche una riduzione Certo. delle Cioè, aliquote però IVA, in una ma deve cornice essere più parte di ampia. un tutto, Sì, perché altrimenti anche quella continuiamo. cosa è la riforma sostanziale del fisco, diciamo, non è esattamente un inedito, però abbiamo detto che noi non dobbiamo guardare il bicchiere mezzo vuoto, ma dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno.